Come ogni anno, anche nel Natale 2014 torna la magia del presepe vivente, rappresentazioni suggestive e particolari che ricordano la nascita di Gesù Bambino. Durante queste feste saranno tante le manifestazioni dislocate su tutto il territorio regionale, dal Basso all'Alto Molise passando per il centro. Molti presepi sono stati inaugurati con lo scoccare della mezzanotte del 25 e ce ne saranno di tutti i gusti fino al 6 gennaio. A Larino, anche quest'anno, l'Associazione Culturale CAR ha voluto organizzare l'ottava edizione del presepe vivente che si svolgerà nel centro storico del paese fino a raggiungere il palazzo settecentesco De Gennaro, dove sarà allestita la Natività. 40 circa le scene da visitare e 200 figuranti in panni d'epoca. L'apertura verso le 17:30 e replica il 28, il 3 e il 6 gennaio con l'arrivo dei Magi. A Montenero di Bisaccia, 31esima edizione per il suggestivo presepe che come sempre sarà allestito nello scenario naturale delle grotte arenarie. Alla manifestazione organizzata dalla Prologo parteciperanno oltre 100 figuranti per le 7 repliche che saranno riproposte dopo l'inaugurazione e l'apertura anche il 27 e il 28 dicembre e il 4 e 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi con i cammelli. A San Polo Matese, nella suggestiva cornice del piccolo borgo matesino, soprannominato proprio il Paese del Presepe, 32esima edizione dell'evento che vede anche quest'anno la partecipazione di tanti volontari, 23 le scene allestite che ripropongono una piccola Betlemme, passando per Nazareth e per l'intera Palestina. A Lucito, tutto pronto per la nona edizione del presepe organizzato dalla parrocchia San Nicola di Bari, dalla Prologo e dall'Associazione Culturale Altar. 112 figuranti che si muoveranno all'interno delle 25 scene nel borgo antico del paese fino alla grotta dove sarà allestita la nascita del bambinello. Apertura alle ore 17 e replica il 1 gennaio. A Campomarino invece proseguono i presepi nel borgo che ogni anno richiamano centinaia di visitatori. A Petacciato invece è inaugurata la quarta edizione del presepe vivente, ambientato in una vera e propria piccola Betlemme con l'incrocio tra mare e centro storico. A Boiano è scena ancora a Natale in solidarietà con il concerto Boiano Solidale, curato da Simone Sala, in programma alle 19 nell'antica cattedrale. Ad esibirsi saranno i musicisti Francesca Sinibaldi, Cristian Consoli, Fiorenza Leone, Giovanni Di Luzzo e Giorgio Di Nucci.